L'Assemblea dei Soci di Arezzo Fiere Congressi, chiamata ad esprimersi sul futuro di Oro Arezzo e Gold Italy, nello specifico sul passaggio della direzione organizzativa Italian Exhibition Group, si era conclusa con un rinvio al prossimo 7 febbraio. In attesa della decisione da parte dell'Assemblea dei Soci, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli è in partenza per Vicenza Oro, dove incontrerà e si confronterà con gli orafi aretini. Dobbiamo domandarci se questa partenza è, come dire, senza ritorno e se ci porta veramente del vantaggio. Io ho chiesto espressamente di avere il parere della categoria più interessata di tutti, che è l'intero comparto orafo. Sono giunte notizie frammentarie, non univoche, sulle quali io voglio fare chiarezza, perché l'amministrazione comunale non ha altro intento che quello di utilizzare, usano un brutto termine, di sfruttare Arezzo Fiere Congressi per portare ricchezza aggiuntiva ad Arezzo. Se per far questo è necessario affittare le due fiere orafe a un soggetto terzo che è più in grado di altri di far bene questa funzione, ben venga. Se ci dovessero essere obiettivi oggi non traguardabili ma possibili, ci guarderemo con molta attenzione. La decisione finale sul futuro di Oro Arezzo e Gold Italy passerà ovviamente anche per il Consiglio Comunale. Il Consiglio del 23, che è lunedì, oggi siamo a venerdì mattina alle 12.30, non credo che sia possibile portarcelo. Abbiamo un Consiglio straordinario sulla banca. Io cercherò di fare in modo che il Presidente convochi un'ora prima un Consiglio ordinario per discutere soltanto di questo tema e poi il Consiglio si traduce in quello aperto e si parla di Banca Etruria, perché altrimenti non ci sono i tempi, in quanto IEG ha chiesto di arrivare alla firma del protocollo entro il 7, cioè loro ci arriveranno entro il 15, che è il giorno di non ritorno, e noi dovremmo deliberare per forza di cose il 7 o comunque i giorni dedicati al Consiglio aperto.